Buonasera a tutti, io sono Rossano Ercolini. Se non sbaglio, questo è il terzo incontro che facciamo in collaborazione tra Europol e Zero Waste Italy sulle questioni ambientali, in particolare riferite a rifiuti, scarti, imballaggi, nuovi materiali. Quello che oggi abbiamo posto all'attenzione è la questione dei nuovi materiali, in particolar modo di alcuni minerali che sono chiamati più o meno propriamente terre rare. Però prima faccio una brevissima premessa circa il modo di affrontare questa problematica, che ovviamente sarà affrontata, spero, in modo stimolante, ma non ovviamente in modo esaustivo. Darò una panoramica complessiva del problema, mentre la mia collega Yolanda Roberti, che è qui accanto a me, darà una declinazione, fornirà una declinazione dell'argomento in termini didattici, anche riprendendo il lavoro che stiamo facendo correntemente all'interno del progetto Terra Maestra che stiamo promuovendo nel nostro istituto, su due plessi, che riguarda circa 215 studenti di scuola primaria. In ultimo sarà invece Claudio Tedeschi, che è titolare di un'azienda che concretamente a livello industriale, una piattaforma industriale che recupera i metalli, in particolar modo dalle lavatrici. Quindi affronterà in modo operativo, porterà la sua esperienza della sua azienda che si chiama Dismeco, che è un'azienda virtuosa. Purtroppo in Italia vedremo che non siamo particolarmente un'eccellenza in questo settore del riciclo dei cosiddetti RAE, con due E finali, rifiuti e apparecchiature elettriche e elettroniche, ma qualcosa si sta muovendo. Allora, cosa sono le terre rare? L'Unione Europea nel 2011 ha prodotto un paper pubblico in cui si affermava in modo stentoreo che l'Europa sarebbe uscita dalla crisi economica promuovendo una moderna industria del riciclo. E questa affermazione, ovviamente, questa finalizzazione riguardava complessivamente diversi flussi di materiali contenuti in quelli che scioccamente abbiamo definito rifiuti, ma prioritariamente muoveva da che cosa? Muoveva dalla consapevolezza che il problema principale, che già dal 2010, all'origine anche un po' della crisi, economica, riguardava la cosiddetta raw material scarcity, cioè la scarsità di materie grezze, materie prime, anche e forse soprattutto per effetto dell'entrata in gioco a livello della competizione economica globale di grandi paesi manifatturieri come la Cina, l'India, l'Indonesia e così via. In particolar modo la questione dei metalli. Se non ci fosse stata sullo sfondo la raw material scarcity, così come definita da tutti gli analisti dei trend macroeconomici, probabilmente l'Europa non avrebbe partorito il mantra che adesso è divenuto, diciamo, all'origine anche del cosiddetto piano nazionale di ripresa e resilienza dell'economia circolare che sta dentro, la cosiddetta transizione ecologica. Quindi parliamo anche di metalli tradizionali, parliamo del ferro, parliamo dell'acciaio, sicuramente parliamo del rame, sicuramente parliamo dell'alluminio. Teniamo presente che il rame è in via di esaurimento, il prezzo sul libero mercato del rame, sia vergine sia da riciclo, oscilla tra i 4.000 e i 6.000 euro la tonnellata, quindi è chiamato non a caso l'oro rosso, ma gli stessi metalli come l'alluminio sono ben remunerati sul mercato fino a 1.200 euro tonnellata. Ecco,
Oltre questi metalli, che non li dobbiamo dimenticare, li vedremo di nuovo in azione ancora molto vigorosi, no? All'interno dei processi industriali manifatturieri, si sono affermati insieme a quella che viene definita la rivoluzione industriale 4.0, quella dell'high-tech, hanno preso campo nomi particolarmente complicati di 17 elementi della tavola chimica inseriti alla fine del 1700, inizi del 1800, che sono chiamati terre rare. In realtà vedrete che non è facile distinguere le terre rare, che comunque sono codificate in termini appunto di tavola chimica, da quelli che invece è stata l'Europa, con criteri un pochino più economico-politici o geopolitici, a definire cosiddetti materiali critici, che riguardano, per esempio, io farò degli esempi molto, molto semplici, come il cobalto, come il litio, come il tungsteno, che non sono in sé terre rare, non rientrano tra quei 17 elementi, ma sono più o meno una famiglia associata all'altra. Per cui quando sentirete parlare di coltan, in realtà coltan sta per colombite e tantalio, sentiremo parlare di quello che dal punto di vista proprio della disgrazia ambientale, della disgrazia sociale sta provocando l'estrazione in Congo di questo materiale così necessario per i nostri smartphone, non stiamo parlando in sé delle terre rare, però diciamo nella letteratura spesso si confondono le due famiglie e questo non va considerato assolutamente un errore. Ecco, il chimico puro direbbe distingue tra terre rare e metalli critici. Ecco, in realtà vediamo che le terre rare non sono così rare. Qual è il problema delle terre rare? Il problema delle terre rare è quello che è molto difficile, complicato comunque, appropriarsi delle terre rare che spesso sono insediate all'interno di altri metalli, metalli ferrosi, addirittura nell'argilla, anche nel proprio cortile. Potremmo avere delle terre rare. Il problema è come estrarle. Il problema è che, anche per l'ambiente, che per estrarre questi elementi occorrono solventi i quali sono molto inquinanti e vedremo nel proseguo quanto siano inquinanti dal punto di vista della produzione di rifiuti, sia liquidi che solidi, che rappresentano davvero un'aggressione enorme all'ambiente. Oggi, senza terre rare, non ci sarebbe nessun tipo di rivoluzione industriale. Non ci sarebbero non solo i computer e tutta l'elettronica, ma purtroppo gli armamenti, i televisori a schermi piatti, gli dispositivi più moderni della cura medica, della prevenzione medica, della produzione di energie pulite come le pale eoliche, come i pannelli solari, come la macchina elettrica, non avrebbero assolutamente ragione di esistere senza la disponibilità di queste famiglie composite di materiali che a questo punto chiamiamo preziosi. I materiali critici non sono così anch'essi rari. Qual è il problema? Il problema è che sono spesso concentrati, facciamo l'esempio del cobalto, che è necessario, indispensabile al momento attuale per le batterie sia dei cellulari sia delle macchine elettriche, è concentrato per circa il 50, forse anche il 60% della attuale commercializzazione in Congo. Non ha un'alternativa, è difficile poter trovare un'alternativa, quindi questo genera dei problemi di carattere geopolitico, nel senso che quei giacimenti, che pure sono giacimenti copiosi,
sono però localizzati e questo crea una competizione che, come nel caso del Congo, vedremo purtroppo qui in Occidente, non se ne è assolutamente parlato della tragedia che è avvenuta tra la fine degli anni 90, soprattutto l'inizio del 2000, dove si registrano anche per effetto di una guerra civile oltre 6 milioni di morti. Il coltan e il cobalto sono responsabili, sono oro, oro vero e proprio, sono responsabili di questo quasi genocidio fratricida all'interno di questo paese sfortunato, fortunato perché ricchissimo di materie prime, ma che non è fortunato, non garantisce a coloro che le estraggono, tra i quali i bambini, condizioni di lavoro e un salario assolutamente all'altezza di requisiti che potremmo definire umanamente accettabili. Ecco, il problema allora diventa un problema di carattere geopolitico che fa tremare le vene ai polsi, perché tutti voi sapete che stiamo passando. Questi giorni, insomma, ce lo ricordano in modo drammatico e tragico, aggiungerei. Stiamo passando dall'era degli idrocarburi, vale a dire al petrolio e dal gas naturale, all'era delle terre rare. Io mi ricordo, ero ancora giovane, alla fine degli anni 90, metà anni 90, l'allora segretario del Partito Comunista Cinese Deng Xiaoping, un omino molto piccolo, molto basso, un sorriso sinistro, che diceva in modo beffardo: gli arabi hanno il petrolio, la Cina ha le terre rare. Ecco, io all'epoca conoscevo sì e no le terre di Siena, sembrava un colore quello che veniva rammentato, poi adesso ho capito bene l'importanza delle terre rare. La Cina al 90% detiene il 90%, qualcuno gli attribuisce anche il 95% della commercializzazione e regola costantemente il rubinetto dei prezzi in modo tale da non farli mai scendere. Pensate che prima del Covid, nell'agosto precedente, prima che scoppiasse il caso Covid in Wuhan, in Cina, era scoppiata una guerra commerciale. Qui in Italia non ce lo dicono mica, ma era scoppiata attorno ai prezzi di importazione che la Cina aveva imposto agli Stati Uniti d'America delle terre rare, e il Pentagono, quindi per motivi di ammodernamento degli armamenti, aveva chiesto al presidente Trump di trovare un'alternativa al reperimento delle terre rare rispetto all'unico omnipotente mercato cinese, cercando di attivare siti minerari della seconda realtà più importante dal punto di vista dei giacimenti minerali, che a livello planetario è l'Australia, il terzo è più o meno il Brasile, sicuramente anche l'Africa, in particolare il Congo. Ecco, quindi l'importanza strategica delle terre rare e dei metalli critici. La Cina ha il 70%, tra il 60 e il 70% dei giacimenti naturali, e molta della sua influenza e presenza in Africa. La Cina è massicciamente presente in Africa, fa sì che possa prendere le terre rare o comunque i metalli critici e poi lavorarli in termini di costi del lavoro, in particolar modo, molto bassi, per cui non c'è assolutamente una competizione realistica, nonostante che l'Australia, gli Stati Uniti in California abbiano in fretta e furia riaperto siti minerari che avevano chiuso alla fine degli anni 90, non c'è assolutamente anche in prospettiva un'alternativa credibile a strappare di mano la centralità del mercato posseduto dal colosso cinese. Naturalmente, ritornando e andando tra pochissimo a passare la parola alla mia collega Yolanda, naturalmente
tutto questo ha un prezzo ambientale enorme, anche qui io vi dico in poche battute, per estrarre 5 kg di rame occorre una tonnellata di pietra contaminata, quindi 995 kg di scarto, perché la pietra viene, diciamo, estratta, frantumata attraverso l'uso di solventi, di oli lubrificanti, per cui non è che siamo di fronte a pietrisco che può essere riutilizzato per scopi più o meno nobili. Pensate, avere 1 grammo di oro occorre almeno 1 tonnellata, e il risultato è ancora più eclatante, per estrarre 1 tonnellata di terre rare si producono da una a 1,4 tonnellate di rifiuti radioattivi, perché il problema è quello dei solventi. Esiste il Lago Nero in Cina, che è la miniera più importante a livello planetario. Se andate su YouTube, è uno spettacolo spettrale, questi liquami, questi solventi che vengono gettati all'interno di questo lago, i materiali e le terre rare vengono estratte attraverso forme di pirotrattamento, quindi c'è un'emissione, oltre che alla produzione di rifiuti, c'è l'emissione di circa 60.000 metri cubi, più o meno sono 50.000-45.000 tonnellate di gas necessari. Per questo è un bagno di sangue dal punto di vista dell'impatto ambientale, oltre a circa 200 metri cubi di solventi estremamente tossici. Questa, diciamo così, è l'effetto collaterale più diretto derivante dall'estrazione delle terre rare, che sono diversificate, non c'entro nei nomi, ne cito alcuni, ma sarà soprattutto l'Olanda a farvi partecipare ad alcune modalità di utilizzo di diverse terre rare di questi metalli critici. Un altro effetto collaterale è, per esempio, che sta avvenendo all'interno del Congo, è quello della realizzazione non solo dei siti minerari, dell'escavazione, dell'estrazione, ma è anche quello del trasporto, perché il coltan, il cobalto vengono estratti, ma poi necessitano di piattaforme per essere lavorati e raffinati. In particolar modo il coltan viene portato in Uganda e si stanno realizzando autostrade che passano all'interno delle riserve naturali. Qui è venuto alle cronache, è venuto alle cronache l'impegno encomiabile della grandissima scienziata Jane Goodall, che ha dedicato la vita, sta dedicando la vita alla biodiversità, in particolar modo alla difesa dei gorilla e delle scimpanzé, che sono soprattutto gli scimpanzé a fortissimo rischio estinzione, che ha denunciato pesantemente questo intervento, ha dato vita ad una fondazione che, come vedremo nel prossimo intervento, può essere proposta alle scuole grazie anche all'articolazione italiana della Fondazione Jane Goodall, che porta all'attenzione prima di tutto dei ragazzi. E questo è importantissimo, ma anche del tutto il mondo, l'opinione pubblica, il mondo politico, questo disastro che sta avvenendo. L'alternativa è quella di ridurre al minimo l'estrazione, estraendo le terre rare, i metalli in genere, non solo le terre rare o i metalli critici, ma anche i normalissimi metalli come il ferro, l'acciaio, abbiamo detto l'alluminio, il rame, dai RAEE, dai dispositivi elettrici e elettronici. Intanto occorre che i computer, non ci sia, insomma, sotto mentite spoglie il principio dell'obsolescenza programmata, per cui l'ultima generazione di smartphone cambia qualcosa,
per cui poi bisogna gettare via il vecchio smartphone che magari è stato acquistato un anno prima, diventa obsoleto e non è possibile con piccoli accorgimenti rigenerarlo. Intanto quindi rigenerare, allungare il ciclo di vita dei prodotti, io sto parlando degli smartphone, ma questo può andare anche ai comuni elettrodomestici come le lavatrici, le lavastoviglie, i televisori, i piccoli RAE, le lampade e così via. I phon, eccetera, eccetera, e poi estrarre i metalli preziosi. Sarà Claudio Tedeschi a dirci purtroppo che in Italia questi impianti, oltre al suo, si contano sulle punte delle dita di una mano. Occorre estrarre non solo triturando il ferro e l'acciaio, ma anche il rame, l'alluminio, l'oro, l'argento, pensate che in una tonnellata di schede di computer come queste, se vedete insomma, ecco, una scheda di computer come questa, se ne raccogliamo una tonnellata, ci sono 130 kg tra oro, argento, questo è oro, non so se si vede, questi i contatti. Si riconosce anche dal colore, e il valore di una tonnellata di schede è di circa 10.000 euro, quindi vuol dire che 10 tonnellate di schede significano 100.000 euro potenziali, considerando il solo valore economico, ma anche quello ecologico. Tra l'altro, Apple, quindi un'azienda tra le più importanti a livello di mercato mondiale degli smartphone e della telefonia cellulare, ha progettato e realizzato due robot che si chiamano Daisy, uno operante in Texas e uno operante in Olanda, che hanno la potenziali che stanno recuperando centinaia di chilogrammi, tonnellate di questi materiali, purtroppo solo dai loro smartphone, solo dai loro prodotti. Ecco, se venisse messa a sistema questa buona pratica, venisse realizzato un intervento che non può non essere pubblico, perché non può essere lasciato unicamente nelle mani della competizione e del mercato. Potremmo estrarre questi metalli preziosi così necessari non dai giacimenti naturali che producono sfruttamento addirittura dei bambini, minorili, delle donne, morti, condizioni di lavoro disumane, sono i moderni schiavi e di questo nessuno ne parla. Nessuno ne parla, un po' sono come bambini dimenticati dello Yemen, per altri versi, no? Sto parlando in questo caso dei bombardamenti ad opera della potenza saudita. Ecco, quindi i RAE sono una miniera urbana, bisogna estrarre smontando, non triturando come sta avvenendo. Ecco, l'unico impianto che c'è vicino a Milano, a Rho, è un impianto pilota, è Relight, che estraggono varie terre rare come il litrio che è estratto dagli schermi televisivi, i vecchi televisori a tubo catodico che servono a proiettare il colore sullo schermo, ma intorno c'è il deserto. Purtroppo noi stiamo monitorando il PNRR. Il PNRR poteva e può ancora essere un'opportunità per finanziare piattaforme di estrazione di questi metalli preziosi, ripeto, non solo le terre rare, ma i metalli critici, ma sembra, io ho visto il piano con tutti gli interventi della Toscana, un'occasione persa. Tenete conto che analoga miniera urbana è rappresentata dai veicoli, farà sorridere. Ma esiste il fenomeno un tempo esisteva il fenomeno dell'andare a rubare le autoradio. Ora esiste il fenomeno di andare a rubare le marmitte catalitiche dei SUV, di queste sport vehicle, ecco, così come utility, come si chiamano. Una marmitta catalitica costa oltre 400 euro.
il mercato criminale le paga 100 euro perché nella marmitta catalitica c'è il palladio che è pagato 3 volte l'oro, il platino che è un metallo prezioso, oltre al cerio. Questo vi dà l'idea di come noi possiamo e dobbiamo estrarre, noi italiani, noi europei che non abbiamo, noi siamo la seconda potenza manifatturiera, noi italiani in Europa, non abbiamo giacimenti naturali, dovremmo essere in prima fila nell'estrarre i metalli critici, i metalli preziosi dai nostri manufatti. Purtroppo quello non sta avvenendo, però non è mai troppo tardi, come diceva un collega molto più famoso di me e forse di noi tutti. Ecco, io sto per finire, ma probabilmente la soluzione potrà avvenire, qualcuno parla di 10 anni, esiste un materiale, un po' chiamato il materiale del futuro, che può permetterci di evitare anche i problemi geopolitici che accennavo prima. È il grafene. Il grafene è stato scoperto nel 2004, nel 2010 gli scopritori sono stati premiati con il premio Nobel e devo anche dire un po' orgogliosamente che proprio nel mio comune di Capannori esiste uno scienziato che è anche un amico che si chiama Vittorio Pellegrini. Pellegrini. Che ho avuto l'onore di incontrare come genitore di una bambina che avevo in classe, che ha dato vita ad uno start-up genovese, si è trasferito a Genova, bidimensional, B sarebbe B, essere, giocando sul fatto che il grafene è bidimensionale. Ecco, il grafene può sostituire in gran parte il cobalto, il litio nelle batterie e non solo, perché ha un livello di conducibilità elettrica e termica estremamente rilevante. Esistono ancora problemi nel riuscire a controllare le scariche elettriche, perché poi innescata la scarica elettrica diventa difficile fermarla e quindi domarla, ma gli esperti affermano che nel giro di 5, 10, forse anche 15 anni queste applicazioni del grafene a gran parte dei nostri delle nostre apparecchiature, della nostra tecnologia, può essere accreditata a questo tipo di materiale che è ampiamente disponibile perché è la grafite formata in strati, sono pagine di grafite che naturalmente non è facile trasformare la grafite in paginette, ma una volta che ci si riesce, queste possono addirittura produrre smartphone che sono flessibili, schermi televisivi che sono flessibili e ricariche delle batterie in pochissimi secondi e anche per un tempo molto lungo, molto più lungo se comparato, ancora incomparabilmente più lungo se comparato ai tempi attuali. Io adesso mi fermo qui, passo la parola alla mia collega Yolanda che diciamo declinerà anche in termini di attività da rivolgere ai ragazzi dalla primaria alle superiori, questi argomenti che io ho affrontato attraverso una panoramica generale. Allora, buonasera a tutti. Non so se si vede la condivisione, se qualcuno mi dà conferma. Sì, si vede. Ok, perfetto. Forse così si vede anche meglio. Allora, io vi parlo più che altro, ha detto lui, i concetti generali per noi adulti. Io vi parlo del progetto che abbiamo iniziato nel nostro istituto e che condivido col collega, praticamente è partito da ottobre e finirà, praticamente durerà tutto l'anno, coinvolge questi 200 alunni, è il progetto Terra Maestra. È un progetto di educazione ambientale, non solo direi, perché prepara il cittadino di domani, rendendoli consapevoli di quello che nelle azioni quotidiane loro, diciamo, di cui sono responsabili anche loro nel loro piccolo. Il progetto prende avvio a 3 fasi praticamente. La prima fase che è iniziata a ottobre praticamente è un percorso generale, generico,
di conoscenza di come noi, la vita dell'oggetto, degli oggetti che abbiamo tutti i giorni tra le mani, chiederci la storia di questi oggetti e analizzare quali sono il percorso che fa per diventare oggetto. E quindi abbiamo analizzato quello che è il percorso lineare che utilizziamo noi comunemente. Quindi siamo andati dall'estrazione delle materie prime alla lavorazione e la produzione, siamo andati ad analizzare la distribuzione, l'acquisto e il consumo e per ultimo lo scarto e il rifiuto. Ora, col progetto Terrerare, di cui dopo vi parlerò, ci siamo focalizzati su questo primo pezzo. Ma nella prima fase invece del progetto, che è durato fino a gennaio, abbiamo fatto la conoscenza di tutto il percorso. Abbiamo poi visto invece come funziona la natura e quindi abbiamo visto il percorso circolare della natura e abbiamo visto come possiamo fare, magari stiamo vedendo, come possiamo fare noi per curvare e evitare quanto più possibile lo scarto e il rifiuto e evitare quanto più possibile l'estrazione di materie prime. In tutto questo percorso di conoscenza abbiamo parlato di inquinamenti, non l'inquinamento, ma gli inquinamenti e l'alterazione degli ecosistemi, quindi la responsabilità dell'uomo, dei suoi comportamenti, cosa comportano per la natura e per il mondo in cui viviamo. Abbiamo parlato di biodiversità e abbiamo parlato di ecosistemi, oltre al ciclo della natura di cui vi dicevo. Dopo questa prima fase, siamo passati ora alla fase di approfondimento, approfondimento che ha visto scegliere ogni classe uno dei cinque argomenti proposti, che sono gli stessi del nostro percorso che stiamo illustrando qui. La terza fase, che inizierà a breve, sarà la parte conclusiva, sarà la fase della disseminazione, in cui i bambini saranno protagonisti di far conoscere agli altri ciò che hanno appreso, ma non solo, la disseminazione in sé consiste nel fare qualcosa che possa andare a interloquire, diciamo così, con produttori oppure far vedere quello che noi possiamo fare anche agli altri. Allora, il percorso delle terre rare inizia con l'estrazione delle materie prime. Siamo partiti da questa immagine per aprire una discussione con loro, uno su ciò che vedevano in primo piano, quindi che attrezzi erano, e che cosa pensavano fosse tutto quello che veniva anche dietro. E lì è nata una bella discussione tra i mezzi che vedevano, non era molto chiaro per loro la cava o una miniera. E quindi abbiamo discusso di questo qua. Come seconda cosa, abbiamo iniziato a vedere queste terre rare e questi luoghi dove storicamente, non storicamente, diciamo da anni, avviene questa estrazione in maniera anche alquanto indiscriminata, li abbiamo localizzati sulla cartina. Ora pensate, sono bambini di terza, quarta e quinta elementare, quindi i concetti di cui vi ha parlato Rossano abbiamo cercato di digerirli, diciamo così, a loro livello. Non abbiamo risparmiato nulla, però ovviamente abbiamo, nella loro crudezza, perché andare ad analizzare un argomento del genere delle terre rare con tutti i problemi che porta con sé, ha avuto anche dei momenti un pochino impattanti, diciamo così, e l'hanno detto con la loro ingenuità, con la loro semplicità e comunque hanno apprezzato. Allora siamo andati a vedere tre disastri ambientali, il Rio Doce, il Congo e in Russia, quindi i problemi connessi alla loro estrazione. Queste immagini qui, vabbè, sono state un approfondimento di quanto l'uomo prenda a stile supermercato, abbiamo chiamato così, mi sembra, dalla terra, questa immagine qui dell'uomo che consuma la terra. Le immagini sono state sempre il volano, diciamo, per aprire delle discussioni e prendere un pochino quello che loro già conoscevano, vedere qual era già il conosciuto da loro per poi poter ampliare la discussione e innestare, diciamo, un attimino nuovi concetti un po' più profondi, non più profondi, più grandi, diciamo, per loro.
Ecco qua, siamo andati avanti dopo con il Congo, nello specifico, vabbè, la cartina e il visivo per loro è sempre fondamentale, e siamo partiti da che cosa stessero facendo chi fosse questo essere umano, l'abbiamo chiamato così nel senso che non volevamo dire se fosse un ragazzo, un bambino, vedere cosa notavano e cosa stesse facendo. Tutti quanti è venuto subito fuori che stesse lavorando e che fosse, prima hanno detto un uomo, poi un ragazzo. E i bambini sotto stavano giocando, pensavo io dicessero quello, e invece no, hanno detto stanno lavorando perché fanno un gesto di rompere qualcosa, non sembra che sia un gioco. E questo era per introdurli effettivamente a tutto ciò che veniva dopo. L'estrazione. Siamo andati ad ascoltare un'intervista ai lavoratori del coltan, ai bambini in particolare. Oddio, ai bambini. I bambini sono un po' in disparte perché non è consentito essere avvicinati dagli adulti, dai giornalisti. Non è consentito e si vede proprio che questi bambini schivano i giornalisti. Tra l'altro c'è anche la famosa, gli stati nel mondo si sono chiesti, forse per lavarsi un po' la coscienza, le famose miniere green, verdi, dove non devono essere impiegate donne e bambini, quando nella realtà è così. Diciamo che è come il bollino che pulisce un po' la coscienza. Quindi questi greenwashing, sì. Questi bambini li si vede proprio nascondersi e andare via. Ora io la presentazione la metto a disposizione. L'intervista è un video qui collegato. Non lo so se aprirlo ora, però sono tanti poi dopo da vedere. Quindi io, se non c'è una richiesta espressa, vi do anche i riferimenti. Ma è un'intervista della RAI del programma Nemo, dura una decina di minuti, anche abbastanza crudo. Crudo nel senso per un adulto ha più gli strumenti, per il bambino l'abbiamo un po' digerita noi e abbiamo poi condotto una discussione su che cosa, scusate, su che cosa l'estrazione alla fine comporta. E siamo arrivati attraverso la discussione di cosa facevano quei bambini lì, cosa stavano facendo loro nello stesso momento, che età avessero questi bambini. E noi siamo a scuola. Noi possiamo andare in ospedale se non stiamo bene o stare a casa se siamo malati. Perché si vedeva questo bambino che inizia all'inizio del filmato e dice: ho dolore da tutte le parti, ma la mattina mi devo rialzare e devo ripartire. È un bambino che dice: sono riuscito ad andare a scuola con questi soldi che guadagno. E quindi attraverso la discussione e il video condotto insomma, insieme a noi adulti, ad insegnanti di classe, siamo arrivati a queste insidie dell'estrazione, quindi questi diritti negati per i piccoli, ma non solo. Terre rare ci siamo chiesti, questo è l'altro video, è quello di Nemo, è quello più lungo, l'altro è quello più corto, il primo di cui vi ho parlato, è un approfondimento comunque sia, spiega la stessa cosa. Questo qui l'abbiamo usato più nella parte di approfondimento con i bimbi di quarta. Dopo il video di quarta e quinta, dopo il video abbiamo fatto una proposta. Le prime parole proprio a caldo che venivano in mente dopo la visione del video e di quanto detto prima. Ecco cosa è venuto fuori. Abbiamo raccolto tutte le loro parole, diciamo, e abbiamo scelto un'immagine da dare a queste parole e le abbiamo raccolte in una word art. Sono le due esterne che vedete, mentre invece l'altro è stato fatto quando eravamo in didattica a distanza con la nostra precedente classe, avevamo aperto la stessa discussione, avevamo raccolto dei post-it in lontananza, quindi in DAD, e come vedete le parole dei bambini sono molto, molto simili. Dopodiché nell'approfondimento siamo passati appunto a quello che vi diceva il collega Rossano, alla distinzione, a fargli vedere che le materie prime critiche, le raw materials e le terre rare, diciamo che è difficile come diceva lui, da distinguere. Per loro ovviamente non era così fondamentale, però ne abbiamo parlato uguale.
E diciamo abbiamo parlato di una famiglia più grande all'interno della quale ci sarà la famiglia più piccola, anche se, come diceva Rossano, una è di carattere legislativo e l'altra è di carattere scientifico, letterario in questo caso. Siamo andati a vedere che vuol dire rare e critiche. Prima di tutto cosa pensavano loro significasse rare e cosa significavano? Significava critiche. Rare, siamo arrivati dopo alla definizione di quello che a noi interessava, non sono rare come intendiamo noi, ma è solo difficile separarle dagli altri minerali a cui sono legate. E per separarle, ecco perché rare, occorrono sostanze inquinanti che sono definite solventi. È ovvio che ora io le leggo, ma questo è venuto fuori da discussioni anche su parole semplici, che cos'erano i solventi, quindi siamo soffermati attraverso immagini e altro a vedere nella vita quotidiana se conoscessero qualcosa di definibile come solventi. Siamo arrivati all'acetone per le unghie, ovviamente. E dopo siamo passati, eccolo qua, siamo passati a critiche, che cosa significa? Non sono scarse, ma sono presenti solo in poche zone del mondo e hanno caratteristiche che non hanno altri materiali, cioè non sono riscontrabili facilmente in altri materiali queste caratteristiche. Dove stanno le critical raw materials? Sono essenziali e quindi sono in tutte le nostre tecnologie, sia quelle salvavita, sia quelle che riguardano l'ambiente. E abbiamo visto alcune immagini, ovviamente chiedendo se conoscessero a quale settore si riferissero, e quindi siamo andati dalla difesa alle comunicazioni, alla medicina, all'energia verde e al lavoro. Alla difesa, diciamo, alla sicurezza sul lavoro. E dove sono distribuite queste terre rare? Abbiamo preso alcuni materiali, ovviamente le immagini sono prese quasi tutte da internet, tranne i grafici e qualcosa prodotto da noi oppure dalle nostre discussioni. Ve lo dico perché non so se ci sono diritti o cose, però l'ho prese da lì. Terre rare, appunto quello che diceva il collega, abbiamo visto le percentuali, chi detiene il commercio delle terre rare, la Cina, e chi detiene le ricchezze nelle proprie terre, tipo il Congo, che ha la maggior parte delle terre rare. Quindi siamo andati a vedere dove si trovano, chi le possiede e chi le vende. Le materie prime critiche, allora abbiamo detto, le utilizziamo nell'energia verde, l'energia su cui si è investito negli ultimi anni, ma a che prezzo? Siamo andati a vedere, appunto, in che cosa consistono? Quindi abbiamo visto l'eolico, le macchine elettriche, le bici elettriche e i vari circuiti. Sono immagini rappresentative. Avevamo parlato di alcune terre rare, ma le abbiamo messe lì non per impararle a memoria, ma giusto per capire gli elementi che si trovano negli oggetti che vediamo o che utilizziamo quotidianamente. E quindi siamo andati a vedere l'antane e il samario nelle lenti sostanzialmente, il tulio nel microonde l'abbiamo scoperto, il cerio appunto nelle marmitte catalitiche di cui vi parlava Rossano prima, che sono ora oggetto di furti anche qui nella piana di Lucca, sono in crescente aumento, mi sembra, la cronaca ne parla tutti i giorni, e la raffinazione. Vado un pochino più veloce su questi, il praseodimio, quindi utilizzato nella precisione dei mezzi di difesa, utilizzato nella colorazione dei vetri e nelle visiere per la sicurezza. E poi il neodimio, che è presente in tutte le casse acustiche in generale, come anche come si chiamano, negli auricolari o in altre cose di questa natura. E poi abbiamo visto le turbine delle paleoliche. E poi abbiamo smontato il famoso smontato. Abbiamo visto il funzionamento, cioè il dentro del computer, che è quello che vi ha mostrato prima il collega. Itria, terbio ed europio. Abbiamo anche riso un pochino sui nomi, sull'europio e su altri nomi un po' dati così. Gli schermi, sostanzialmente tutti gli schermi che non se sono bimbi dai 7 ai 10 anni, hanno tutti schermi piatti ultra tecnologici. Ecco, dietro c'è qualche terra rara di cui poi abbiamo visto l'utilizzo. Gadolinio, usato in diagnostica,
E a un certo punto, quando i bimbi sono stati, hanno, diciamo, abbiamo ragionato di queste materie, che cos'erano, perché rare, perché critiche, quanto vi ho detto, abbiamo intervistato i genitori. Ora, questo che vi faccio vedere è solo una classe ed era solo parziale, provvisorio, quindi hanno intervistato, abbiamo fatto un po' di matematica, un po' di percentuali anche lì, hanno intervistato 16 famiglie, erano un po' di più da intervistare, chi li conosceva erano solo 6 persone. E gli altri non hanno risposto, non sapevano cosa dire. E qui c'è stata grande gioia dei bambini che si sono divertiti a essere loro gli insegnanti dei propri genitori, o a spiegargli, o a fargli vedere al computer quello che avevamo visto a scuola, magari spiegargli che avevano tanti nomi buffi, oppure che erano nei cellulari, erano nel forno a microonde, insomma, sono diventati attori protagonisti. Le conclusioni quindi erano, dai nostri calcoli, il 62%, quindi più di metà, non conosce l'argomento, il 37% conosce l'argomento. Questa indagine, vabbè, poi l'abbiamo rappresentata con un grafico, con un istogramma. Le conclusioni, appunto, sono le solite che vi ho detto prima. E a questo punto abbiamo trovato dei dati, non ce li siamo inventati, li abbiamo presi da un sito scientifico, nel senso hanno analizzato un tipo di cellulare, ora non ricordo quale marca, e abbiamo visto quanti grammi, se non le misure ancora più piccole, che per loro sono inimmaginabili, contengano i nostri dispositivi. E l'abbiamo chiamato gli ingredienti dello smartphone, abbiamo ragionato anche il perché quell'immagine, perché il telefono avesse il colore della stessa pietra su cui era appoggiato. Le materie prime, a questo punto siamo andati a vedere nello specifico quali sono i componenti, e addirittura smontando un telefono. Il mio non era smontabile fino a quel punto, quindi ci siamo avvalsi dell'immagine, perché abbiamo smontato poco, anche perché i nuovi si smonta poco per farlo vedere ai bambini. E quindi abbiamo visto nel display, nella batteria, videocamera, circuito stampato, schermatura, viti e la scocca. Addirittura anche l'altoparlante abbiamo visto aveva il neodimio, quanto visto prima nelle schede precedenti. E a questo punto siamo andati a vedere l'impatto per ogni tonnellata. Ovviamente, bimbi delle elementari, puoi anche studiarlo, ma il concetto di quant'è una tonnellata è difficile da quantificarlo. Lo fanno come esercizio, però è difficile da immaginarselo, da averlo in testa. E allora abbiamo deciso di utilizzare la nostra giraffa. La giraffa all'incirca è una tonnellata, ora qualche centinaio in più, però va bene così. E quindi per produrre una tonnellata di terre rare, i 60.000 metri cubi di rifiuti contenenti dell'acido idrocloridrico, i 200 metri cubi di acido versato nell'acqua e la tonnellata o tonnellate 4 di rifiuti radioattivi. Quindi per produrre la tonnellata di quanto la giraffa, se ne produceva altrettanti di rifiuti radioattivi che fanno male alla terra. Quant'è un quintale però? Un quintale abbiamo utilizzato, non è per prendersi beffa di nessuno, ma ci siamo chiesti cosa gli diciamo un quintale? Un quintale chi? Dico, se lo diciamo di qualcuno che conosciamo, sai, poi potrebbe dire, pensi un quintale? No, dico, prendiamo un personaggio noto che comunque sia lo conoscono per aspetti positivi. Leggevamo una notizia che era un quintale in alcuni periodi, ora non lo so. E allora abbiamo messo il Balotelli, vero? Era Balotelli, sì. E 100 kg Balotelli. E allora 100 kg per 10 Balotelli? E allora fanno 1000? 1000 kg diventano una tonnellata la nostra giraffa. E questo per dirvi, vabbè, la declinazione e il rendere più semplice per i bambini, ma a volte non fa male neanche agli adulti per dare forma, diciamo, alle idee. Siamo passati al metro cubo, vabbè, ma queste ve li volo un pochino perché magari non è importante. Il metro cubo anche lì non ce l'hanno molto presente, ce l'hanno presente come posso dire, come esercizio da fare, ma poi in pratica volevamo creare il metro cubo e farglielo vedere. Nei prossimi giorni magari, allora un metro di base, un metro di altezza, va bene, un metro di profondità, più o meno l'altezza, poco meno della loro altezza, andiamo a vedere quanto è un litro.
la bottiglia di vetro che conoscono e poi siamo arrivati velocemente a 1000 bottiglie che diventano più o meno un metro cubo, 1000 bottiglie d'acqua uguale all'incirca 1000 litri. Da questo punto siamo andati a introdurre il concetto di zaino ecologico, che cos'è e come si calcola. Dimentico qualcosa? No, mi sembra di no. Lo zainetto è qualcosa che porta dentro è un po' di ciò che noi abbiamo intorno, di quanto noi dall'immagine precedente che vi dicevo, dove si vedeva il mondo e quel minatore che lo col piccone prelevava, scavava. Ecco, diciamo che lo zainetto ecologico altro non è che l'insieme dei materiali naturali necessari a realizzare il prodotto che noi utilizziamo, ovviamente togliendo il peso dell'oggetto stesso. Abbiamo preso uno smartphone, il suo peso è 75 grammi, medio, abbiamo preso un esempio, e servono per produrlo 30 kg di materiali. Allora siamo passati al calcolo dello zaino ecologico del telefono. E, vabbè, la tabella che vedete lì serviva semplicemente per fare le equivalenze, come le chiamiamo, nella scuola elementare. E, 30 kg, vabbè, le vedete lì, tutte le trasformazioni per capire che... lo zaino ecologico è i 29,925, l'hanno voluto esprimere in chilogrammi. Siamo passati a definire se sapevano la parola high-tech. Dopo discussione siamo arrivati all'alta tecnologia, a quali sono quindi gli svantaggi di tutti questi oggetti che abbiamo analizzato e che vantaggio ci danno. Quelli che vedete, comunicazione, salvavita, energia pulita, informazione in tempo reale o maggiori conoscenze in tempo reale che possono essere utili per la vita di tutti i giorni, o addirittura i diversamente abili che possono fare una vita migliore per seguire la loro strada. In quel caso lì avevamo parlato di arti artificiali, si era parlato di Bebevio, mi sembra, e di qualcun altro che loro conoscevano. E poi soprattutto, non ultima, rapidità negli spostamenti ma anche risparmio di tempo. Gli svantaggi, vabbè, all'inizio le prime due che vedete, quando si parla di tecnologia loro pensano sempre al computer e a internet in generale, quindi il cyberbullismo e le fake news hanno pensato subito a quello. Poi siamo andati più che altro a come sono prodotti e siamo arrivati a tutto il resto, sfruttamento, spreco di risorse, produzione di armi sempre più distruttive. L'high-tech quindi, che problemi comporta per la società e per l'ambiente? Per la società siamo arrivati alle conclusioni di sfruttamento del lavoro ma anche dei bambini, competizione tra paesi per appropriarsi dei metalli preziosi per l'high-tech, pericoli di guerra tra i paesi, mentre per l'ambiente enorme spreco di risorse, risorse in esaurimento pertanto, e inquinamenti di aria, acqua e suolo. E non ultimo, anzi forse direi più importante, la distruzione di habitat naturali. In questo caso abbiamo scritto l'esempio delle foreste perché era quello che avevamo visto nella prima fase della conoscenza e quindi minaccia della biodiversità. E poi siamo andati ad analizzare quello che avevamo visto prima, questa tonnellata che produce una tonnellata abbondante di rifiuti radioattivi, il dramma dell'estrazione. Siamo andati a vedere il lago dei veleni. Il lago dei veleni, scritto appositamente di nero, abbiamo presentato prima di tutto alcune immagini. Allora, queste immagini, la prima immagine, ovviamente quella in primo piano, dicevano che schifo, perché si vede la schiuma, ovviamente non dà l'idea di qualcosa di bello e di invitante. Il lago nero dell'high-tech. Il lago di Baotou, che si trova in Mongolia, in Cina, praticamente si vede sullo sfondo le ciminiere di tutta questa zona, questo distretto industriale, che praticamente utilizzano l'acido fluoridrico, i solventi, anidride solforosa e acido solforico, che vengono praticamente sversati in questo enorme bacino che contiene nient'altro che questo. Nient'altro, vabbè. Il link al Lago Nero high-tech che vedete è un link a un video che fa vedere praticamente questi tubi che sversano, c'è solo il rumore di questi tubi e questo studioso che fa un prelievo sia di terreno che di acqua. Vabbè, questa è un'altra immagine con le ciminiere, vedete, sullo sfondo. Quindi noi abbiamo lavorato molto sui video e sulle immagini, che sono le cose sui quali magari i bambini si soffermano un attimo. Siamo passati poi all'aspetto della deforestazione
E qui abbiamo visto il video del National Geographic sulla deforestazione e l'impatto che ha sul territorio in cui si va a disboscare. Sì, questa qui è un'immagine del Congo, e appunto per costruire, queste sono altre immagini, per costruire l'uomo deve disboscare. Abbiamo visto quanta anidride carbonica in più si produce anche con il disboscamento. E quanto meno ossigeno si produca. Poi abbiamo parlato del Parco Nazionale, erano dei numeri che avevamo visto da una notizia sul Django Institute, la popolazione di elefanti che praticamente da 3006 è passata in 25 anni a quasi a zero, e i gorilla che si è ridotta di metà. E quindi abbiamo parlato di alterazione degli ecosistemi, il disboscamento delle foreste pluviali. Le buone notizie, ce l'ha portato un bimbo. Praticamente dopo che abbiamo fatto tutto questo percorso fino a qui, una mattina è arrivato un bimbo e fa che era andato spontaneamente, ora anche l'avesse fatto con i genitori, cambia poco, le soddisfazioni sono tante, e praticamente è andato a rendere il percorso di ciò che avevamo fatto in una mappa da solo, in autonomia. Dopodiché è andato a cercare su internet e ha scoperto quello che vi diceva il collega, anzi l'abbiamo scoperto da lui, che Daisy è il primo robot in grado di riconoscere diversi modelli solo di iPhone, perché è stato creato da Apple, e smontarli e recuperare i materiali più preziosi presenti all'interno, appunto le terre rare. È in grado di smontare 200 iPhone all'ora e 100.000 iPhone corrispondono a 32 kg di terre rare. E quindi siamo stati felicemente sorpresi da questa iniziativa, questo bambino intraprendente, e lo abbiamo utilizzato poi insieme anche nelle altre classi per condividerlo con gli altri. Le alternative, ci siamo chiesti quindi che cosa possiamo fare. La risposta è stato il recupero almeno di quello che già abbiamo a nostra disposizione, anche perché noi in Italia non possediamo miniere, oddio, potremmo averle, ma non ce l'abbiamo, ma abbiamo visto tutti i problemi che ne conseguono, e allora di tutto ciò che abbiamo a disposizione dovremmo farne, diciamo, tesoro. E allora abbiamo visto il progetto pilota dell'Enea, non so se te l'avevi già detto, Romeo, che è a livello sperimentale, ma che tentano di estenderlo a livello industriale. Per ora è progetto pilota, ma comunque è il recupero dei rari. E abbiamo visto il video di Relight, dove si entra nell'azienda di Relight e si vede come recuperano, spezzettano proprio, dividono questi dispositivi per rigenerare, diciamo, prendere le materie prime e riutilizzarle in nuovi dispositivi. Siamo andati a vedere anche il video del nostro Claudio Tedeschi, che dopo parlerà subito dopo, e quindi meglio di lui, senza vedere nessun video, potrà spiegarci il funzionamento. E appunto abbiamo messo insieme Daisy, che ci è arrivato come manna dal cielo da questo bambino. E nel futuro, il futuro, come diceva Rossano, è il grafene, che dal 2004 che è stato scoperto, casualmente si direbbe, con dei pezzi di scotch, ecco. Cercando di utilizzare le briciole della grafite per vedere se riuscivano a fare un unico foglio, diciamo, patina. Abbiamo visto ovviamente la prima immagine, questa del telefono al polso, ha fatto subito l'effetto wow. Dice: ma non è possibile. Dice invece: sì, potrebbe essere possibile da un oggetto che avete sotto gli occhi. Ha cominciato a provare a indovinare, è venuto fuori il lapis, non ci pensavano proprio. Il lapis che è sbriciolato e poi ridotto, insomma, tramite i vari processi, e questa è la sua rappresentazione, diciamo, al microscopio, e questo è come gli aiuti, gli apporti che potrà portarci nell'utilizzo, nella tecnologia, ma non solo. E abbiamo visto due video, uno è il grafene, appunto, tutte queste sue caratteristiche di Geopop, e l'altro del più scientifici, no, ma sono scientifici tutti e due, uno è più divulgativo, l'altro è Vittorio Pellegrini, lo scienziato conterraneo di Marlia, dove sede la nostra scuola, e praticamente ha spiegato nello specifico, quindi magari per i ragazzi più grandi, ha
alcuni video sono più adatti per i grandi come linguaggio, altri Geo Pop è più, va bene un po' per tutti. Ecco. Ah, eccolo qua, Startup Bidimensional di Vittorio Pellegrini, è questo qua il video. Io non ve li faccio vedere perché non so, forse si sfora di parecchio, però il materiale lo metto a disposizione e non ci sono problemi. Cosa possiamo fare noi? Allora, ovviamente possiamo aspettare che il grafene arrivi e porti le sue soluzioni, magari non conosciamo ancora vantaggi e svantaggi complessivi. Intanto però noi abbiamo degli strumenti in mano. E possiamo farci qualcosa, anche visto che molti genitori, molti bambini anche ce l'hanno in mano, cambiano anche molto frequentemente questi dispositivi, o comunque sia anche il mercato ci obbliga praticamente per qualsiasi dispositivo anche che abbiamo in casa ogni, diciamo, l'obsolescenza programmata, no? A un certo punto non conviene sistemarli, ma conviene piuttosto buttarli e prenderli nuovi. Allora, cosa possiamo fare per invertire questa tendenza? La campagna di Gengodal Institute, che ha 240 punti di raccolta attivi in Italia, 20 regioni coinvolte e più di 1000 chili di cellulari raccolti e riciclati. Abbiamo deciso, quasi in tutte le classi, ancora dobbiamo finire di parlarne, ma mi sembra che abbiano aderito tutti, che scriveremo per attivare un nostro punto di raccolta nella scuola, che magari può diventare punto di raccolta per il territorio, non solo per la scuola. E vabbè, questa è la pubblicità di che cosa si può raccogliere: vecchi cellulari, smartphone, tablet. E non ovviamente computer, caricabatterie e telefoni cordless. Sì, cosa succede? I vantaggi quindi di fare questo: tutela gli scimpanzé, preservi la biodiversità, le foreste, salvi le foreste, riduci l'accumulo di rifiuti, freni i conflitti civili, combatti il lavoro minorile e lo sfruttamento sul lavoro. E poi, vabbè, sostengono un orfanotrofio che dove, sostenuto dal Gengodal Institute. A questo punto, abbiamo anche fatto un gioco che si trova sul sito della Gengodal Institute, dove c'è un percorso di questa bambina che porta il telefonino nel cestino. In tutto questo, il nostro percorso di conoscenza, di approfondimento finisce qui, finisce con aver reso i bambini consapevoli che le loro azioni, anche se sono piccoli, qualcosa possono fare anche loro e che ogni loro azione, se diffusa anche agli altri, può provocare un cambiamento grandissimo. E questa è la frase che abbiamo messo a conclusione del nostro giornalino, chiamiamolo così, che è servito per diffondere alle famiglie e non solo, tutto ciò che loro avevano, questo compito che si sono dati di diffondere questa consapevolezza di che ogni loro azione ha un risultato sull'ambiente in cui vivono e di coinvolgere sempre il maggior numero di persone. Vi ringrazio e questa è la copertina del nostro giornalino. Forse c'è da parlare Claudio. Lascio la parola a Claudio, non so se. Sì, mi sentite? Sì. Ciao Rossano, un caro saluto. Vorrei condividere, se possibile, una breve presentazione che renderò breve. Di questa esperienza, perché si parla di terre rare chiaramente, ma quello che credo abbia maggior valore è l'applicazione di come alcune, io faccio l'industriale, non faccio
il divulgatore, di come l'attenzione e la divulgazione di opportunità industriali in questo settore, quello dell'economia circolare, possa portare veramente a dei benefici estremamente importanti. Io vorrei, se possibile, ho inviato la presentazione, vorrei, se possibile, riuscire a gestirla, non so se c'è qualcuno che mi può dare una mano. Buongiorno, può condividerla direttamente lei cliccando su share, adesso è presentatore, può condividere senza problemi, se no faccio io dal mio computer. Share. Oddio, cosa è successo? Ho provato a condividerla su share, ma non mi viene nulla. Cosa vede? Vedo lei. Dovrebbe, se clicca sulla icona, dovrebbe venirgli fuori cosa vuole condividere. Può mettere tutto lo schermo oppure solo la presentazione. Solo la presentazione. Deve cliccare allora sul quadratino di quell'opzione. L'ho già fatto, allora. L'ho già. Dunque, aspetti un attimo. Abbiate pazienza. Se lo vuol fare lei, forse è meglio, perché non mi viene nulla. Deve allora interrompere la sua condivisione. Aspetti un attimo. Ecco. Dovreste vedere la presentazione. Ah, perfetto. Posso usare tranquillamente? E ce l'ho io, mi dica lei quando vuole andare avanti. Ecco, perfetto, grazie. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Come vi dicevo, io sono industriale, mi occupo di rifiuti elettrici, elettronici e tecnologici, e quello che vi volevo presentare in realtà è un percorso che da qualche anno condivido anche felicemente con Rossano, ma per dimostrarvi come la economia circolare in senso assoluto e come le implicazioni a livello industriale possono avere veramente delle ricadute importanti anche sul territorio in cui si opera, e come la green economy, e vedrete anche un aspetto legato alle terre rare, può sicuramente creare beneficio e trasformare un'azienda in un'azienda che dell'impegno sociale può fare anche il proprio modello di riferimento. Ecco, la Dismeco, prima diapositiva, cercherò di essere velocissimo. La Dismeco è la prima azienda nata in Italia nella gestione dei rifiuti tecnologici e si trova a Bologna fondamentalmente. E se possiamo andare alla seconda diapositiva. È possibile andare all'altra diapositiva? Ecco, si trova a Bologna, benissimo così. Ecco, quando abbiamo avuto la necessità di espanderci, cioè quando la normativa ha recepito tutti gli aspetti legati alla gestione corretta dei rifiuti tecnologici, ci siamo trasferiti e non abbiamo costruito ex novo dei capannoni, ma ci siamo insediati all'interno di una ex cartiera dismessa, che è l'ex cartiera Burgo di Lama di Reno, perché il nostro obiettivo era quello, essendo un'azienda che si occupa di rifiuti tecnologici, comunque di rifiuti, non di distruggere ma di ricreare. E da questo punto di vista abbiamo creato anche un brand. Il brand si chiama Borgo Ecologico. Pensate che nel mondo ci sono due esperienze di questo tipo, noi e la Petec di Panasonic.
Quindi in Italia esiste un'azienda che ha questo brand perché da subito abbiamo voluto che la sostenibilità ambientale, e questo lo scoprirete dopo, potesse essere declinata in ogni possibilità, perché la Green Economy dà questa possibilità. Possiamo andare avanti? Andiamo ancora avanti, comunque questa è la descrizione del borgo ecologico, chiaramente sul nostro sito. Ecco, la nostra progettualità è stata premiata da Confindustria nel 2015 come miglior progetto industriale in campo ambientale, nel 2011. Perché appunto abbiamo cercato di approcciare in termini innovativi il nostro tipo di percorso, sempre legato, e voglio diciamo sottolinearlo, al recupero delle materie prime e, come vedrete, anche al recupero delle terre rare all'interno di alcune tipologie di rifiuti tecnologici. Andiamo avanti. Ecco, come vedete, esatto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo diciamo recuperato, ci siamo insediati in un'area industriale dismessa e l'abbiamo recuperata filologicamente, perché culturalmente ritenevamo che dovesse essere assolutamente preservata la memoria storica industriale del sito, per cui, come vedete, questa è parte di un'ex cartiera dismessa che era completamente abbandonata, abbiamo recuperato e restaurato tutti i capannoni per poi insediarci le nostre attività. Avanti. Ecco, poi cosa abbiamo fatto? Essendo un'azienda che si occupa di green economy, in maniera banale, ma è così, abbiamo ricoperto i tetti dei nostri 40.000 metri quadrati di area con pannelli fotovoltaici, perché riteniamo che fosse fondamentale per un'azienda che si occupa di green economy, per quanto possibile operare con con energia autoprodotta. Abbiamo un impianto da 1 megawatt che alimenta i nostri impianti di trattamento. Avanti ancora. Ecco, un'altra cosa, siccome c'è sempre questa diciamo nomea che in Italia non riusciamo a fare le cose in maniera innovativa, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ingegnerizzato e ideato una linea di smontaggio selettivo degli elettrodomestici, in questo caso, come vedete, sono lavatrici fondamentalmente, e siamo i primi al mondo nel recupero degli elettrodomestici a livello di materia prima. Quando si parlava di e si parla di terre rare, e lo vediamo in questi giorni, non dimentichiamo che è vero, le terre rare sono fondamentali, ma l'Italia, e non solo l'Italia, ha una carenza incredibile di materie prime. Ecco, questo impianto che voi vedete non arriva alla distruzione, ma permette uno smontaggio selettivo degli elettrodomestici, al fine di mandare alla triturazione solo le parti ferrose, ma in prospettiva, e questo l'abbiamo pensato 10 anni fa, c'è tutta la tematica del recupero dei pezzi di ricambio che saranno sempre più strategici in futuro. Voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, che il 1° di marzo il Parlamento europeo ha deliberato una legge contro l'obsolescenza programmata, per cui gli elettrodomestici che in questo momento, fino a pochi anni fa, duravano pochi anni, dovranno durare necessariamente 7 anni, almeno 7 anni, quindi si riproporrà il problema, che però diventa un'opportunità, di recuperare i ricambi, cosa che non fa nessuno in questo momento perché è antieconomico. Ecco, questo tipo di linea di smontaggio selettivo semiautomatico consente di gestire e di smontare selettivamente non solo tal quali i ricambi, i componenti dell'elettrodomestico singolo, ma potenzialmente, e questo lo stiamo già facendo e lo vedrete dopo, di recuperare potenzialmente i ricambi che saranno necessari per la ricambistica del futuro. Avanti. Ecco, vedete, può anche procedere con una certa... Ecco, questo è quello che noi selettivamente recuperiamo da una lavatrice. Quindi recuperiamo l'oblò e con il vetro degli oblò vetrifichiamo le ceramiche, per esempio, i motori tal quali, quindi possono essere recuperati, l'alluminio, il rame, eccetera, eccetera. Possiamo andare avanti. Questo è il trattamento dei televisori, da cui appunto recuperiamo fondamentalmente le materie prime che li compongono. Avanti.
avanti ancora, sempre i televisori, i frigoriferi, come vedete i rifiuti tecnologici che sono il 2% in peso per esempio dei rifiuti italiani, però hanno il 34% del valore economico, sono un rifiuto da presidiare e da incentivare, appunto perché noi possiamo recuperare le materie prime in senso più banale e anche i ricambi. Come si trasformano i computer lo vedete, ho cercato veramente di semplificare per non tediarvi più di tanto. Però ecco, e poi arriviamo al tema di oggi. Noi siamo la seconda azienda in Italia che tratta i neon e abbiamo diciamo approntato con l'Università di Bologna una progettualità per il recupero delle terre rare all'interno dei neon. Avanti. Ecco, questa è la macchina, come vedete, che gestisce il trattamento ambientale dei neon. I neon sono lampade a basso consumo rispetto a quelle a filamento, che però ottimizzano diciamo, la scarica elettrica, ma che hanno necessità, per fare luce a un minor consumo, di poter attivare e avere all'interno non solo il mercurio, che è un metallo pesante, ma anche delle polveri fluorescenti che chiaramente attivate dalla scarica elettrica emettono, fanno sì di riflettere luce. Ecco, queste polveri fluorescenti contengono moltissime terre rare. Possiamo andare avanti. Ecco, vedete di cosa è composto una lampada. Parti metalliche, polvere fluorescenti e vetro. Il vetro lo recuperiamo, lo mandiamo alle ceramiche. Le parti metalliche le recuperiamo, rimangono le polveri fluorescenti, che sono un grande contenitore di terre rare. Avanti ancora. Ancora avanti, questo è il progetto con cui abbiamo attivato questo tipo di cosa. Ecco, come vedete io ho cercato di, e poi chiaramente è tutta a vostra disposizione, di illustrarvi cosa abbiamo fatto con l'Università di Bologna. Cioè abbiamo, innanzitutto le lampade possono essere rifiuti speciali o rifiuti urbani, a seconda che siano gestiti dai cittadini o dalle imprese, ma il problema è come recuperare dalle polveri fluorescenti che sono insite all'interno di queste lampade neon le terre rare relative. Non è una cosa da poco, anche perché, come vedrete, c'è un problema di tipo strategico. In Italia si fa poca raccolta differenziata, solo l'11% delle lampade vendute vengono recuperate, e questo inficia molto qualsiasi imprenditore che voglia in qualche modo impegnarsi in questo tipo di percorso, perché come vi ho detto, che mi avete detto prima gli altri colleghi, gli altri speaker, occorrono diciamo, delle attività di tipo industriale e chimico estremamente costose. Per cui il fatto che la raccolta differenziata di questo materiale, se non incentivato ai cittadini, non avvenga di fatto o avvenga per il 10%, inficia fortemente la possibilità che una filiera industriale si possa occupare di questo. Andiamo avanti ancora. Ecco, avanti se possibile. Ecco, come vedete come funziona. Una volta che le lampade vengono raccolte, vengono portate all'impianto di trattamento. E chiaramente ci deve essere una bonifica ambientale, perché come vi ho detto ci sono frammenti più o meno grossolani, c'è il vetro, c'è il metallo, ma soprattutto ci deve essere una bonifica relativamente al mercurio, che è un metallo pesante che è insito all'interno di queste lampade. Avanti, quindi c'è un percorso industriale che in qualche maniera affronta, sia dal punto di vista ambientale come polvere di mercurio, vapore di mercurio, che dal punto di vista, diciamo, delle materie di scarso valore, quindi vetro e metalli che compongono per esempio le lampade neon, una necessità di recupero. Avanti. Ecco, questo è un po' l'impianto, questo è l'impianto che tratta per esempio le lampade a basso consumo energetico, che anch'esse contengono diciamo, terre rare, in quanto innescate dalla basetta elettronica, contrariamente ai neon, ma anche se hanno necessità, e una volta trattate residuano polveri fluorescenti, e vi farò vedere avanti
come queste polveri fluorescenti. Ecco, vedete, questa è una foto significativa, la polvere fluorescente che è contenuta all'interno di quelle che sono le lampadine o le lampade a basso consumo che noi tutti noi, che tutti noi giornalmente, sia in azienda che privatamente, gestiamo. Avanti ancora. Ecco, noi abbiamo fatto questo studio con l'Università di Bologna e chiaramente non entrerò nel merito, però è chiaro che, come vedete, uno studio per quanto sperimentale ha fatto sì che anche da un'analisi, tra virgolette, non particolarmente introdotta, possano emergere dati estremamente significativi. Cioè, noi abbiamo trovato ossido di itrio, ossido di lantanio, ossido di cerio, ossido di europio, ossido di terbio, ossido di gadolinio. E quindi abbiamo trovato all'interno delle polveri che derivano dal trattamento di queste lampade tantissime terre rare. Avanti ancora. E quindi non solo abbiamo fatto un'analisi di cosa c'è all'interno delle polveri fluorescenti, ma abbiamo verificato che abbiamo fatto anche un'analisi di tipo econometrico, cioè abbiamo visto che, come diceva giustamente Rossano Ercolini, dal 2011 in poi l'andamento dei prezzi di questi di queste materie, di queste terre rare, è schizzato alle stelle. E soprattutto, se solo si riuscisse a intercettare più materiale dalla raccolta differenziata, è chiaro che qualsiasi tipo di impianto potrebbe ricavare, dal punto di vista del denaro, un ricavo annuo significativo senza poter passare da quello che di fatto dal 2010 sono prezzi imposti fondamentalmente dalla Cina. Avanti. Se riusciamo ad andare avanti, per favore. Ecco, come vedete, insomma, non mi trattengo oltre più di tanto, però come ci sono varie tipologie, no? Possono essere tipologie di tipo chimico fondamentalmente e abbastanza aggressive, però come vedete le tecnologie che possono essere utilizzate sono molto costose dal punto di vista industriale. Quindi in questo momento, per la bassa raccolta, e da questo punto di vista si potrebbe anche incentivare, diciamo, è un po' un tema che si ripropone specificatamente e frequentemente, incentivare il cittadino con un premio economico, anche simbolico, affinché restituisca il rifiuto tecnologico che si è andato ad esaurire. Questo consentirebbe alle imprese di disporre di maggiori flussi, e i flussi sono sicuramente la variabile dipendente di qualsiasi tipo di approccio industriale, soprattutto positivo, soprattutto se di fronte a delle redditività che potrebbero essere significative, ma che non lo sono perché non c'è abbastanza materiale. Avanti. Ecco, come vi dicevo e come sottolineavo, se in questo momento l'approccio per alcune tipologie di terre rare, perché chiaramente i rifiuti tecnologici sono di una varietà estrema, e anche all'interno dei rifiuti di singoli rifiuti tecnologici vi è una varietà estrema di terre rare, però io ho concluso dicendo che nel lungo periodo il riciclo, oltre a tradursi in un progetto di sicuro valore economico, costituirebbe una pratica di gestione indispensabile a supporto dell'economia circolare e a vantaggio della salute pubblica soprattutto e dell'ambiente. Cioè, come vedete, è chiaro che bisogna distinguere fra tempi brevi e tempi medi, però, e nelle conclusioni l'ho messo, la disponibilità di terre rare è divenuta fattore critico e irrinunciabile per lo sviluppo di molte tecnologie elettriche. In Italia sono presenti molte aziende che si occupano, molte, non tantissime, comunque ce ne sono, e di fronte a un aumento dei volumi sicuramente
si potrebbe approntare una filiera che sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista industriale potrebbe reggere e dare delle risposte significative per il recupero di queste terre rare che, come avete visto, sono comunque un fattore critico per qualsiasi tipo di tecnologia futura. Avanti. Allora, ripeto, lo studio della Dismeco con l'Università di Bologna ha anche rilevato questo, che non solo diciamo, sono necessari delle nuove politiche di processi di recupero del ciclo dei RAE, ma che vi è una quantità sempre crescente di questa tipologia di rifiuti che deve essere gestita, e solo un approccio industriale evoluto potrà evitare che questi rifiuti tecnologici possano arrecare, se mal gestiti, diciamo, per esempio nello smaltimento in discarica, non solo non produrranno un valore e un valore economico, ma potranno essere a detrimento anche dell'ambiente. Avanti ancora. Ecco, come vi dicevo, a volte, e cercherò di essere veramente sinteticissimo, gli aspetti strategici nella gestione dei rifiuti sono a volte più importanti degli aspetti legati alle tecnologie che si dispongono. Cioè, abbiamo l'assoluta necessità, e diciamo, spero di avervi illustrato questo aspetto, l'assoluta necessità di potenziare al massimo le filiere di recupero dei rifiuti, cercando, e questa è una mia idea, è un mio punto di vista a cui credo, di valorizzare al massimo il contributo dei cittadini. Cioè, i cittadini devono essere premiati anche per il loro comportamento virtuoso, perché solo l'aumento dei flussi e l'intercettazione dei flussi può, diciamo, dare la possibilità all'industria di poter approcciarsi in maniera concreta ed efficace in Italia, sposando sia l'aspetto di tutela ambientale che quello del recupero non solo delle terre rare, ma anche delle materie prime. Avanti. Ecco, cercherò veramente di essere velocissimo, mi scuso se mi sono in qualche maniera dilungato. La Dismeco è stata nominata l'anno scorso da alcune università americane caso di studio internazionale. E questo perché? Perché, come vi dicevo prima, e possiamo andare avanti, abbiamo cercato di declinare la nostra attività di economia circolare cercando di essere attenti al territorio, cercando di fare in modo che l'economia circolare gestita dal punto di vista industriale potesse avere una ricaduta sul territorio. Per tale motivo ospitiamo delle scuole, perché chiaramente è molto impressivo per i bambini vedere cosa si può ricavare da una lavatrice o da un minipimer o da un rasoio e quali materie prime escono. Ci siamo impegnati per fare un laboratorio presso le carceri di Bologna, perché riteniamo che sia un dovere dell'impresa che si occupa di green economy anche avere un'attenzione sociale concreta, quindi non propagandistica ma oggettiva. Avanti. Ancora avanti, queste sono tutte le nostre dimostrazioni di quello che facciamo. Ecco, magari, ecco, se torniamo un attimo indietro, è una cosa che, mi scusi, avanti ancora, progetto ora in carcere, avanti. Ecco, questa è una cosa importante. Abbiamo, durante la pandemia, in collaborazione con Zero Waste Italy, fatto un progetto che è unico in Europa, che si chiama MDRE, Medical Device Regeneration. Cioè, abbiamo contattato, e partirà a breve, una collaborazione con, diciamo, l'USL di Bologna e gli ospedali di Bologna, affinché dagli apparecchi elettromedicali in disuso possono essere recuperati dei ricambi, ma non ricambi strategici, non ricambi, diciamo, strettamente connessi con la vita delle persone, ma sovente abbiamo verificato che a volte delle apparecchiature costosissime vengono abbandonate o dismesse semplicemente perché mancano dei ricambi basici, che possono essere potenziometri anziché mascherine, anziché regolatori banalissimi, ecco, semplicemente perché le case costruttrici smettono di farlo. Ecco, quindi noi
ci stiamo, stiamo partendo a brevissimo, e questo è l'altro progetto estremamente interessante che stiamo facendo con ERA, con CNA e con Unieuro, ovviamente con Orsano Ercolini, che si chiama Progetto Utile. Cioè noi siamo già partiti, siamo gli unici in Europa a farlo, ma non perché siamo di SMECO, ma perché abbiamo questa apertura nei confronti del territorio, per cui recuperiamo gli elettrodomestici dismessi da alcune stazioni ecologiche di ERA, nel nostro laboratorio interno cerchiamo di valutare quali elettrodomestici possono essere recuperati, possono essere ancora funzionanti, dopodiché, se vogliamo andare avanti, ecco questo economia circolare, impegno sociale, non è banale ma è vero, cerchiamo di recuperare dalle stazioni ecologiche gli elettrodomestici che possono essere funzionanti. Abbiamo fatto una progettualità che ha fondamentalmente circoscritto al 5% degli elettrodomestici, abbiamo valutato che il 5% possono essere funzionanti, e avanti, e in collaborazione con, chiaramente, Zero Waste Italy, quindi con Rossano Ercolini, ma in collaborazione con gli assessorati alle politiche sociali dei comuni del Bolognese, che nonostante la zona sia evoluta dal punto di vista industriale, recentemente sta registrando delle fasce di sofferenza economica e sociale sempre più diffuse, possiamo andare avanti, in collaborazione, dicevo, con gli assessorati alle politiche sociali dei comuni, doneremo gratuitamente alle persone che hanno necessità e che non se lo possono permettere gli elettrodomestici rigenerati e recuperati dalle stazioni ecologiche. Perché ho scritto che un'azienda che si occupa di rifiuti e di economia circolare deve essere una fortemente generativa? Perché nel momento in cui, dal mio punto di vista, si innescano dei processi innovativi in termini di green economy, questi devono avere, dal nostro punto di vista, delle ricadute positive e delle ripercussioni positive sul territorio che ci ospita. E per questo, per esempio, il progetto Utile o il progetto MDRE. Avanti. E chiaramente la madre di tutto questo nostro percorso è la responsabilità sociale dell'impresa. E come vi ho detto, tutto ciò che noi facciamo deve avere, appunto perché lo facciamo nell'ambito della green economy, lo deve avere, e dell'economia circolare, deve avere deve essere fondamentalmente innovativo anche verso la comunità che ci ospita. E quindi questo è, diciamo, non puntare essenzialmente alla performance economica a tutti i costi o estremizzata. Ci deve essere uno spazio, perché si occupa di green economy, anche per l'attenzione verso il territorio e verso le fragilità del territorio. Concludo, ecco, cosa significa questo? Significa che primi in Italia abbiamo assunto un richiedente asilo afgano nel 2021, perché appunto riteniamo che sempre di più che i processi industriali legati alla green economy e all'economia circolare debba comunque avere un'attenzione massima nei confronti del territorio, delle persone, dei bisogni delle persone e dei territori stessi. Io vi ringrazio e sono a disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento. In chat viene chiesto quanti dipendenti avete. Allora, in questo momento noi siamo una delle più grandi imprese in Italia. Mi sente? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Ah, scusate, perché non ho ritorno. Siamo una delle più grandi imprese in Italia e abbiamo 25 dipendenti. Perché innanzitutto qualsiasi tipo di, dal nostro punto di vista, qualsiasi tipo di attività
e si occupa, nel nostro caso chiaramente, di rifiuti tecnologici, deve cercare di essere il più possibile, operare in termini il più possibile di prossimità. Cioè non ha molto senso trasportare, pensate che in Italia vengono percorsi tutti gli anni dagli autocarri che trasportano rifiuti più di 1 miliardo di chilometri. Ecco, noi riteniamo invece che concettualmente ed eticamente un'azienda debba operare prevalentemente in quello che è il bacino naturale dei piani regionali, che sono appunto la regione, gli ambiti. C'è anche un'altra cosa da dire, cercherò di essere molto sintetico. L'attività legata alla gestione dei rifiuti è in senso assoluto la peggiore dal punto di vista industriale, ma la migliore dal punto di vista del territorio, perché necessita costantemente di investimenti in nuove tecnologie, perché vi rendete conto che trattare un televisore a tubo catodico, dopo 5 anni, 10 anni si bisogna trattare un televisore a schermi piatti e fra poco bisogna trattare altre tipologie di televisori, occorre un'innovazione tecnologica di apparecchiature, di strumenti, di macchinari costante. Ma nel contempo, per la estrema varietà e variabilità dei rifiuti da gestire, anche in ambito tecnologico, necessita di una grande forza lavoro, di un grande numero di operai. E questo per il territorio è preziosissimo, perché abbiamo delle aziende, o potremmo avere delle aziende, che non solo fanno innovazione, ma occupano anche lavoro. Più, ecco, tenete conto che da una analisi dell'Istituto Bruno Leone di Milano, se per un'azienda manifatturiera occorre un operaio, per lo stesso valore industriale in un'azienda che tratta green economy ne occorrono 4. E questo può avere una ricaduta estremamente positiva sul territorio. Spero di essermi spiegato. Una domanda sempre al signor Tedeschi. In pratica lei ha sottolineato il fatto che queste aziende non sono molto diffuse in Italia, anche per una questione del fatto che non ci sono le filiere adeguate per rendere remunerative questo tipo di attività. E mi pare che di aver capito anche che sia legato anche al concetto del fatto che recicliamo molto molto poco i dispositivi che contengono questi materiali. Sì, allora, il concetto è proprio questo, ma bisognerebbe parlare a lungo di gestione strategica dei rifiuti, e sono ovviamente a disposizione perché è il mio lavoro e la mia specializzazione. Allora, in Italia, tanto per darvi un'idea, solo il 40% degli elettrodomestici venduti vengono riciclati correttamente. In Italia c'è una grande diffusione, purtroppo, di approcci all'incenerimento e al sotterramento in discarica. Io non entro nel merito se sia giusto o sbagliato, anche se ho chiaramente la mia idea a tal proposito. È chiaro che recuperare e riciclare costa molto di più che sotterrare ed incenerire, però contemporaneamente dà lavoro a una massa enorme di persone. Diciamo che da questo punto di vista l'Italia è, pur essendo innovativa per certi tipi di percorsi, vede una mancanza di siti industriali appropriati, in quanto non ci sono flussi sufficienti per alimentarli. Faccio un esempio per farvi capire. In Germania ci sono 2 impianti che trattano, che gestiscono le materie prime dei cellulari, ma in Germania tutti i cellulari vanno in quei 2 impianti, che cada uno costano dai 10 ai 15 milioni di euro. Noi in Italia i cellulari spariscono, non si sa bene dove vadano, sono nei cassetti dei cittadini, non esiste una filiera istituzionale che li possa in maniera conveniente
diciamo, in qualche modo intercettare. E dal mio punto di vista come industriale, credo che l'unica strada per aumentare e far voltare completamente questo tipo di approccio sia premiare, fra virgolette, il cittadino. Cioè il cittadino deve essere premiato, se in un paese come il nostro, se affronta un percorso virtuoso. Può essere premiato in tanti modi, anche eventualmente con la riduzione della Tari, no? Cosa che sta avvenendo in alcuni comuni. Cioè, se io differenzio, se io mi comporto in maniera corretta, se io agisco in maniera corretta, è giusto che io venga premiato. E lo vedete, per esempio, quando alcuni supermercati esternalizzano la macchina per il riciclo delle bottiglie di PET, no? C'è sempre la fila, non certamente per il premio economico che viene dato, però è un incentivo, secondo me, corretto, che pian piano fa sì che i cittadini si educhino a ritenere il proprio comportamento come un comportamento virtuoso. E questo è un aspetto culturale che, secondo me, le istituzioni, anche territoriali, fanno poco e che invece potrebbero dare, e purtroppo, dico io, visto la situazione, ritengo che sarà sempre di più, potrebbero dare veramente un grande stimolo al recupero di quelle materie prime di cui noi in Italia siamo drammaticamente carenti, e non solo per le terre rare, ma anche per i metalli e tutto il resto. Ecco, un maggior coinvolgimento del cittadino, secondo me, potrebbe essere sicuramente encomiabile e darebbe lavoro e darebbe valore al territorio. Spero di essermi spiegato. Quindi diciamo che le potenzialità di questo, anche da un punto di vista industriale, ci sono e ci sono tutte, è solo una questione di volontà. Allora, la variabile dipendente, scusate, non voglio monopolizzare nulla, ma la variabile dipendente di qualsiasi impresa o percorso industriale sui rifiuti sono i flussi. Se i flussi non ci sono, nessun imprenditore si occuperà di... Però, ecco, faccio un esempio per l'Emilia Romagna, che è la mia terra. In Emilia Romagna ci sono 8 inceneritori. È chiaro che, e non entro nel merito politico, no? Però è chiaro che la prassi non è quella di... diciamo di recuperare, ma è quella di incenerire, che è un'altra cosa, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista di creazione di posti di lavoro e di recupero anche di materia. Quindi è chiaro che da questo punto di vista bisogna fare un salto culturale non banale, insomma. Se posso aggiungere qualcosa anche per rispondere ad un messaggio abbastanza complesso di, non so se è un signore o una signora, Finocchiaro di cognome, visto, mi scuso se sbaglio l'identificazione di genere, però siccome fa un'affermazione importante, interessante, cogliendo una sorta di contraddizione tra quello che abbiamo detto all'inizio, forse nel primo incontro, dove io stesso, anche un po' per far vedere che ci sono delle buone notizie, perché altrimenti condividiamo la depressione, ovviamente, specialmente di questi tempi. Io ho insistito in particolare nell'intervento di apertura della prima lezione, del primo incontro, sul fatto che l'Italia è un'eccellenza a livello europeo nella raccolta differenziata, è il secondo paese in Europa, e questo è un dato di fatto. Questo non toglie che, per quanto riguarda il flusso dei dispositivi elettrici e elettronici, dei RAE, invece sia non proprio una cenerentola, ma nella fascia bassa. Questo perché è un problema di politiche industriali, è un problema che noi, non è come il comune, il comune può organizzare, può incentivare, ma questo è un problema che si muove a livello legislativo nazionale, di parlamenti, di ministri dell'ambiente, di presidenti del consiglio e poi di lobby industriali. Se continuiamo invece in una politica di scarso respiro,
per cui andiamo a rispolverare il carbone, è chiaro che in Italia da questo punto di vista io dico c'è bisogno di un ricambio assoluto delle classi dirigenti, che non sono solo quelle politiche, ma sono quelle industriali, sono forse anche quelle sindacali, sono quelle intellettuali, perché se non diamo respiro a quello che facciamo, se ragioniamo quello che, in base a quello che conviene domattina, è chiaro che rimaniamo vittime del gas naturale e del business as usual, dell'inerzia di come è sempre andato. Non a caso, Zero Waste Italy, se mi permettete, credo che rientri pienamente anche nel senso soprattutto dell'ultima parte del contributo che ha fornito l'amico Claudio Tedeschi, ma anche il professore che è intervenuto prima, il signore che è intervenuto prima. Noi siamo vittime della rottamazione, no, sono stati rottamati i televisioni, i televisori, proprio negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, e noi non a caso stiamo promuovendo, vi invito a darci una mano, una petizione attraverso i canali di change.org, insomma, o piattaforme equivalenti, basta rottamare, vogliamo riparare e riusare. È questa una rivoluzione culturale e tecnologica che non può non venire dall'alto, perché a livello di classe dirigente industriale c'è un tappo, Claudio lo conosce, lo sa meglio di me, ci sono molti consorzi, ma la maggioranza di questi consorzi rottama, tritura, invece come ci insegna la sua esperienza, quindi lo ringraziamo doppiamente per essere un amico di Zero Waste e per dimostrare che è possibile a livello industriale, a livello economico, smontare, perché come lui ci dimostra, se trituro recupero pochissimo e pochi metalli, il ferro, forse l'acciaio, che comunque sono anche abbastanza remunerati, ma se smonto, io riesco a riciclare, se poi io riesco a riparare come sta facendo lui, come stiamo tentando di fare anche con gli elettromedicali, io credo che quella sia proprio la direzione strategica più giusta. Abbiamo chiesto in questa petizione, chiediamo in questa petizione di una legge sul modello svedese, che una volta che noi abbiamo dimostrato con certificazione che abbiamo riparato da un paio di scarpe ad una lavatrice, abbiamo uno sconto nell'IVA o un credito d'imposta. Ecco, se noi non interveniamo in modo macroscopico a livello normativo ad incentivare l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti e incentivare il riciclo delle materie prime, io credo che non andiamo da nessuna parte. Però ci sono di nuovo delle buone notizie, che sono quelle per cui l'Italia è il primo paese nell'economia circolare e batte la Germania. Questo non vuol dire che nel settore dei RAI c'è da lavorare moltissimo, l'ho anticipato nel PNRR, al momento mi risultano zero proposte di piattaforme nel riciclo virtuoso dei RAI. Invece è una grandissima opportunità dove ci sono finalmente dei soldi anche importanti da mettere a disposizione, e purtroppo il rischio è quello dell'ennesima occasione persa. Quindi è vero che l'Italia fondamentalmente dal 2003 ha iniziato un percorso virtuoso, però questo non vuol dire che proprio in quel settore che rappresenta il 2% dei rifiuti, come diceva Claudio Tedeschi, ma rappresenta il 34% per cento del potenziale valore economico dei rifiuti, perché sono rifiuti tecnologici dove c'è l'oro, dove c'è l'argento, dove c'è il rame, dove c'è il meno prezioso alluminio, ma che è molto ben pagato. Ecco, in questo siamo ancora indietro. Occorre far fronte comune e la scuola, anche con la piccola iniziativa della fondazione Jane Goodall di raccogliere i cellulari, lancia dei segnali alle nuovissime generazioni, perché i nonni e i papà e le mamme ci diano una mano e cambino il corso del trend attuale. Scusate, posso intervenire? Sono Finocchiaro, Giampiero Finocchiaro. Giusto per precisare che sono il dirigente scolastico in servizio alla rappresentanza diplomatica italiana in Argentina. Più forte, per favore. Più forte. Qui mi sente meglio?
Prego. E coordino una rete di scuole italiane in Argentina con le quali stiamo seguendo questa formazione per dare vita a una rete di scuole italiane in Argentina virtuose sul piano della tutela ambientale. Quindi questi temi sono molto utili, raccolgo la sua ultima osservazione per sottolineare che appunto le scuole possono giocare un ruolo molto importante, soprattutto se lo esercitano a tutti e tre i livelli di formazione, e cioè elementare, media e media superiore. E lo dico perché i temi affrontati, che già avevo affrontato nella mia scuola come dirigente scolastico, si rivelano essenziali per la partecipazione delle scuole all'attività sociale. Per cui quando c'è stata la possibilità di partecipare a questa formazione, vi ho visto un'occasione di rete che può in qualche modo partecipare a un processo di cambiamento sociale importante. Quindi grazie per i vostri interventi, grazie per i vostri chiarimenti, resteremo in contatto. Vedo una domanda di Gian che chiede qual è il primo paese in Europa. Al momento la Germania, ma la stiamo tallonando, stiamo battendo la Svezia, i paesi nordici di cui spesso si tessono elogi non molto giustificati, e la Svizzera nettamente. E tra l'altro, mentre la Germania ormai sta raschiando il fondo del barile, perché ha un parco, un'offerta termica di inceneritori da alimentare, quindi questo fa sì che ingessi e lo sviluppo delle cosiddette buone pratiche, soprattutto di riciclo e di raccolta differenziata, noi per fortuna abbiamo bloccato la falsa narrazione della termovalorizzazione, e quando ci dicevano che allora noi eravamo per le discariche, grazie alla raccolta differenziata porta a porta, ad una raccolta differenziata pulita e quindi a una raccolta differenziata che diventa recupero effettivo di materiali da reintrodurre nei cicli o agronomici se parliamo di compost e di organico, oppure industriali se parliamo dei metalli, della carta, del vetro, del legno e così via. Ecco, quindi grazie a questa azione combinata noi probabilmente a breve diventeremo il paese che, come nell'economia circolare, sarà paese leader, lo è già di fatto, perché la regione europea dove la raccolta differenziata è più alta è il Veneto. La Sardegna segue da vicino le Fiandre, che sono la seconda regione. Ovviamente le Fiandre hanno 6 milioni di abitanti, ma anche il Veneto non scherza, quasi 4 milioni di abitanti. Quindi l'Italia ovviamente, come sempre, dipende dalle volontà politiche, dipende anche dall'attivismo della società civile. Purtroppo, ripeto, non ci danno una grande mano le politiche centralizzate, ecco, il Parlamento, non so come mai, mentre a livello locale i sindaci, molti comuni lavorano alla grande, più su che andiamo le sinapsi, i collegamenti tra basso e top e alto si interrompono. Ecco, io sono diventato vecchio nel cercare di capire dov'è che si interrompe la sinapsi tra una società civile mediamente molto attiva come quella italiana e una società politica che invece non è molto attenta. Più ci si allontana dai territori e meno diventa sensibile. Ecco. Ora, su questa questione specifica del recupero dei metalli, non solo quelli preziosi, ma della miniera urbana, la potremmo chiamare, certo c'è bisogno della politica con la P maiuscola, non solo delle regioni, ma della politica parlamentare e delle politiche governative. Faremo in modo che la nostra voce giunga anche laggiù, però grazie a occasioni come queste, prestigiose, perché quando si parla al mondo della scuola, credo che io la scuola la considero una sorta di luogo sacro,
della conoscenza, soprattutto perché coltiva il seme della rigenerazione della cultura, condividendolo con le nuove generazioni. Quindi ecco, quando si arriva a momenti come quelli che di oggi, a corsi di formazione come quelli che stiamo, non perché li facciamo noi, ma anche gli altri che vengono organizzati da Europol e da altre valorose associazioni formative, didattiche a livello nazionale, io credo che si semini nel modo giusto. La semina porta sempre alla germinazione di buoni risultati. E comunque noi insegnanti abbiamo l'obbligo di essere edificanti, non fermarci solo a quello che non va. Lo vediamo con i bambini, come diceva la mia collega prima, non li possiamo deprimere, solamente deprimere, dobbiamo anche lanciargli dei messaggi positivi, dobbiamo anche andare a scovare, e ci sono le buone notizie. Scusa Rossano, se posso dire una cosa che può essere una cosa interessante. Noi, come ti avevo anticipato, 15 giorni fa abbiamo avuto primi in Italia l'autorizzazione per il riuso e riutilizzo degli elettrodomestici. E questo grazie alla collaborazione virtuosa e proficua e feconda fra un'impresa industriale come la nostra e Zero Waste Italy. Questo per dire che a volte veramente bisogna forzare, perché il Parlamento europeo parla di recupero e riutilizzo degli elettrodomestici, ma in Italia mancavano i decreti attuativi per trovare dei punti di riferimento. Quindi le cose si possono fare. È chiaro che se, diciamo, l'ambientalismo concreto e la parte industriale si mettono insieme, credo che questi obiettivi si possano raggiungere. Questo ti volevo dire. Sì, scusate, mi sentite? Volevo fare una domanda. Mi sentite? Allora, volevo dire, abbiamo detto che la raccolta differenziata è l'unica possibilità che hanno i rifiuti per essere portati al riciclo. E quindi anche la conoscenza, nel senso che, per esempio, c'è un decreto, ci sono dei decreti ministeriali che è il dei RAE, quindi uno contro uno o uno contro zero, che non tutti i cittadini sono a conoscenza. Quindi nel momento in cui un cittadino entra in un supermercato, in un rivenditore, per acquistare un frigorifero, non sempre questi, magari hanno un frigo vecchio da dare via, però non sempre viene data l'informazione che il loro frigorifero può essere portato, può essere ritirato gratuitamente, e quindi loro praticamente poi non sanno effettivamente che c'è questa cosa. Quindi quando il signor Tedeschi parlava del fatto che non si riesce a intercettare tutti questi rifiuti, anche così come i cellulari, per esempio noi sappiamo che portando un cellulare in un supermercato, in un grande supermercato, possiamo darlo gratuitamente. Forse c'è bisogno di più comunicazione in questo senso. Claudio, provi, rispondi te alla domanda. Il discorso, come dicevo, è abbastanza complesso e vorrei parlare di, se, non di massimi sistemi, ma di approcci. Allora, la filiera dei RAE, ma come tante altre filiere purtroppo, noi dobbiamo partire dal presupposto nella nostra consapevolezza, per esempio, che nelle stazioni ecologiche i rifiuti che sono all'interno delle stazioni ecologiche quasi mai sono delle varie multi-utility, anzi mai, perché tanto per farvi un esempio, il Coreve è del consorzio vetro, il Corepla è del consorzio plastica, il RAE è del consorzio CDC RAE. E le batterie sono di Cobalt, che sono tutti consorti privati.
E secondo il mio modestissimo parere, il tappo a, una, a uno sviluppo dell'intercettazione risiede in quella che viene definita responsabilità estesa del produttore. Cioè, per essere molto chiari, il signor Wilpur, il signor Candy, il signor Samsung si deve far carico attraverso i propri consorzi di filiera di ritirare i rifiuti dei, dei cittadini e di portarli a un corretto smaltimento, o a uno smaltimento o a un recupero. Il tema vero però, ed è questo il motivo per cui siamo incardinati in questi maledetti 40% di RAE rispetto al venduto, che i produttori che sono incaricati di questo non hanno nessun interesse ad acquisire, ad acquisire di più, perché acquisire più elettrodomestici dei cittadini significa avere, o significherebbe avere più costi. E i produttori non fanno questo di mestiere, non gestiscono rifiuti, ma gestiscono la vendita del nuovo. Quindi non hanno nessun interesse a incrementare oltre il dovuto il recupero degli elettrodomestici. È brutto dirlo, ma è così. Cioè, c'è proprio un problema di tipo concettuale alla base, no? È per questo che dicevo che dovrebbero essere, fra virgolette, le istituzioni a farsi carico. Gli stessi distributori non incentivano la informazione dell'uno contro l'uno, dell'uno contro lo zero, semplicemente perché i distributori sono stati coinvolti in questa filiera, ma hanno solo dei costi da questa filiera, perché si fanno carico di portare la lavatrice alla signora Maria, eventualmente ritirare la lavatrice, ma di questi costi, non vengono minimamente remunerati i distributori. Quindi tutte queste piccole criticità, che poi diventano grandi criticità, sono, insieme, emergono nella bassa percentuale. Vi faccio un esempio per farvi capire, chiaramente io parlo a titolo personale e diciamo rispetto alla mia professionalità e alle mie conoscenze. Avete visto cosa ha significato dare un incentivo per la rottamazione dei televisori, che comunque è stata, secondo il mio parere, è stato un percorso gestito in maniera veramente molto approssimativa. Il fatto stesso di dare un incentivo, in questo caso significativo perché erano 100 euro, ai cittadini ha fatto sì che 10 milioni di televisori siano stati conferiti alle stazioni ecologiche, alla grande distribuzione, in pochi mesi. Quindi dal mio punto di vista sicuramente, diciamo, il bonus economico, il valore economico, l'incentivo economico è, può essere diciamo, uno stimolo per aumentare la raccolta differenziata. Poi, come diceva giustamente, e poi mi taccio, Rossano, uno dei più grandi errori che si possono fare è considerare i rifiuti in termini generalistici. I rifiuti non sono generalistici, i rifiuti sono assolutamente specifici, tanto è vero che di fronte, per esempio, a una raccolta di carta, cartone o legno di, di una certa percentuale quasi assoluta, per i RAE si parla di meno del 40%. Cioè bisognerebbe affrontare questi temi con la consapevolezza che la tale specificità e la tale generalizzazione sui rifiuti non sempre è un percorso corretto, ma bisogna entrare nel merito magari di ogni singola filiera. Spero di essermi spiegato. Sì, certo. Grazie. Ora posso rispondere. Degli interventi interessantissimi, grazie mille per questi interventi, queste riflessioni.